La band è piuttosto complessa, ci avete i fiati, ci avete due batterie, le percussioni, due tastiere, insomma è una band importante. Allora, spiegami un po' come organizzi il monitoraggio del palco, visto che c'è un misto fra il monitor, ci sono comunque i wedge, ci sono degli infil, no? Sì, allora guarda, sono tutti in cuffia, la band intendo. Quasi tutti, anzi direi tutti, hanno, a parte le due batterie e Nicola Peruc, hanno un ampli alimentato, quindi non radio. Tutti gli altri sono radio per motivi di mobilità, quindi i chitarristi, la corista e anche i cori sono tutti radio, e quindi abbiamo un sistema Shure PSM1000 per tutti, incluso Zucchero. E per Zucchero però abbiamo, siccome lui usa solo una cuffia, la cuffia destra, abbiamo introdotto un wedge e dei Syfuse che vabbè da sempre ho usato con lui. Sono un DB, ho visto un DB, sì, cos'è DB l'8? M2. Poi abbiamo delle cara come Syfuse e da qualche anno ho introdotto degli SB 18 sub dietro di lui proprio, come postazione, per cercare di concentrare, diciamo, il fuoco più dove lui è, perché insomma con lo sta convenzionale di Syfuse era un pochino troppo così invadente, comunque per il volume che lui vuole si tentava a volte in posti più piccoli, era effettivamente. Allora adesso, visto che con questi line array che si possono un po' più controllare, si può gestire un po' più il focus, capito? Quindi abbiamo cercato di fare, ho cercato di concentrare tutto lì al centro. La cosa che più mi aiuta è che lui non va molto in giro, cioè lui va avanti e indietro, quindi quell'asse lì a livello di fase mi consente di ritardare tutto in quella linea là, perché se si dovesse muovere, io l'ho sempre detto, se ti muovi da qua sei in balia degli eventi, puoi solo fare affidamento al tuo orecchio destro, ma lui tanto è difficile che si muova, diciamo, troppo magari nel finale, e quindi ecco. E sì, poi per il resto Digico SD7 Quantum, io ho introdotto alcuni outboard, diciamo, che sono comunque, beh no, outboard non potrei chiamarli outboard, però sono delle cose aggiunte che il Quantum ha introdotto, è tipo un M6, un equalizzatore dinamico, diciamo. Okay. E su alcuni altri outboard comunque di nuova fattura, sempre all'interno del Digico, comunque non ho cose esterne. Okay. Particolari. E quante linee hai praticamente dalla tua console? Perché inizia a diventare un po' importante come linee da gestire sul palco. Sì, siamo di input, abbiamo due stage box pieni praticamente, tra le due batterie, tutto per le varie sequenze eccetera. Quindi siamo sui, appunto, i due splitter sono veramente pieni, credo ci siano 8 canali che qui lasciamo per un eventuale support band, ma deve essere proprio, appunto, piccolo. E a livello di uscite anche, chiaramente, fra i vari stem che poi mando al batterista, il batterista ha un mixer suo a cui mando i vari mix dei vari musicisti. Esatto, così almeno loro sono semi-indipendenti una volta. Okay. Fatti i volumi, comunque tra un pezzo e l'altro possono eventualmente così modificare piccole cose. Le richieste, io ero qui mentre facevate il soundcheck, mi sembra che tu faccia un mix che potrebbe andare quasi anche in sala praticamente. Sì, praticamente sì, cioè quello che viene giù dai Syfuse è un mix che lui immagina
probabilmente fuori. Il mix è globale, ecco, non è un monitoraggio, ecco, non so come dire, non è un monitoraggio da Giobè, essendo cantante ma anche musicista, quindi chiaramente il suo strumento, la voce, i suoi strumenti sono leggermente più fuori, però lui vuole stare dentro. Infatti lui gli piace molto la, insomma, questo mix un po' all'inglese, un po' all'americano, non troppo staccato la voce. Sì, sì, ma infatti anche, spesso mi ha chiamato a fare delle messe in onda, così, delle broadcast, forse per quel motivo là, perché comunque io negli anni così magari ho imparato, ma anche a mio buon gusto così, ho preferito optare per un mix così, ce lo preferisco, ecco. Un sound più internazionale, sì, forse, no? Comunque, meno... cioè, in Italia si tende molto a staccare la voce un bel po', cioè il parlato, il cantato deve essere molto presente, le parole sono veramente, invece in America, in Inghilterra, cioè è importante, ma tanto comunque, cioè è l'insieme che conta per loro, ecco, non hanno questa, in generale poi magari... Certo, ci sono artisti, certo, o solisti che vogliono sta voce comunque staccata, eccetera. Okay. Maurizio, qual è l'aspetto più interessante di questo lavoro con Zucchero? È un tour mondiale, voi fate 300 date, avete fatto, non so, è una cosa... Tra quelli che faccio, diciamo... In Italia, vabbè, ho lavorato con Cremonini per 2 anni, abbiamo fatto 2 tour bellissimi e lì facevo la sala, abbiamo fatto anche... i San Siro, vari stadi, forse l'altra volta ci siamo incontrati, sì, là a Bologna, sì, è stata un'esperienza molto bella, ma beh, niente, Zucchero è, cioè, niente, innanzitutto piace proprio via il touring, quindi siamo sempre in giro, cioè non ci fermiamo mai, quando parte Zucchero non sa mai quando, sai quando parti, ma non sai quando torni, e quindi questa cosa qua, insomma, è interessante perché comunque porta tanto lavoro, e in più abbiamo fatto posti bellissimi e con magari cioè progetti o date in alcuni posti che magari non avrei mai fatto, ecco, e quindi no, è interessante, è veramente interessante. Poi mi piace, cioè la musica è fantastica, la musica è un genere musicale che non pensavo potesse piacermi, però mi affascina il fatto che pochissimi, forse è l'unico, che cioè quello che voglio dire è che la musica italiana rende tutto molto molto morbido, molto musicale, molto italiano, melodico, e invece così è difficile rendere, che ne so, un gruppo punk che canta in italiano. Per me suona sempre, non so come spiegarti, suona sempre un po', capito? Perché il suono della lingua italiana rende, non è colpa di nessuno, è così. Non lo so, con Zucchero non ho questa impressione. Mi dà questa impressione che comunque è un sound così globale, così... e in più la voce, non lo so, è il pacchetto generale che lui ha così con gli anni, ha... che è affascinante secondo me, perché ha comunque entrambe le cose, cioè comunque rimane melodico, sì, perché però ha dei pezzi, ha dei momenti, ha dei groove che non so, sono molto accattivanti. E poi soprattutto c'è una super band sul palco, è eccezionale. Sì, 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 sono veramente, a partire dallo Zoccolo Duro, da Nicola Peruca, Adriano e vabbè Paolo Jones, il gruppo che è con lui, da James. Va bene Maurizio, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità. Showgear Network, alla prossima.